Buongiorno. Siamo arrivati al 4x4 Fest di Carrara. Eccoci qua all'ingresso. Adesso andiamo a curiosare un po'. Il biglietto d'ingresso costa 12 euro a persona e onestamente non è proprio poco, però vediamo se c'è qualche spunto interessante per il nostro mezzo, più che altro. Come si entra? Stand Land Rover con dei vecchi mezzi che sono sempre bellissimi, perlomeno a me piacciono, è figo questo. Ecco un'altra macchina che a me piace un casino ed è il Jimny della Suzuki, che è tappato da corsa così, è proprio bello. C'ha un portapacchi stupendo, che è veramente una figata, l'ideale per la nostra macchina. Stiamo curiosando le tende da tetto, che sono sempre molto belle, anche se ovviamente per il giro che vogliamo fare noi non sono adattissime, perché comunque con il clima freddo non è il massimo. Però abbiamo visto un'altra cosa che potremmo montare sul nostro mezzo, se mai capiterà, di ritornare in Tunisia, perché sul nostro pick up dietro ci sarebbe comodissima questa. E saremo delle schegge sulle dune, non ci pianteremo come abbiamo fatto in passato. Quindi questa è una bella soluzione. È della James Baru, ma ne fanno di tutti i tipi. Ed è veramente carina. Altro padiglione, ma non c'è tantissimo qua. Sì, ci sono alcune cose carine, no? Un po' di aggeggi vari. La migliore fiera 4x4 finora, Valuara. Sì, sicuramente. Più bella in assoluto. Ecco Stefano, il nostro costruttore di cellule, che non ce l'ha fatta sul pianale. Un'altra marca conosciuta è Carl Camp, che fa delle cose carine. L'abbiamo già vista in giro diverse volte, la tenda per la doccia, la tenda da tetto con tutta la scaletta e la copertura qua dietro. C'è anche un intruso, cioè il Tenere 700. Questi sono carinissimi, è un sistema Smooth, l'ho già visto in altre fiere, è un sistema, diciamo, che si compone ed è veramente carino. Poi usano tutte queste cose ultra colorate e quindi sono ancora più belle. Questo è bello, è troppo bello, poi ci viene voglia di comprarlo.
Il mezzo è bello, arancione, a parte quello, ma più come struttura, telaio, tutto quello che ti permette di fare. Però considerando che ha poi questa cellula col tetto soffietto, la vivibilità interna sicuramente non è delle migliori. Non mi convince proprio tantissimo. Qua ci sono un po' di mezzi in vendita, dei Defender, tutti mezzi ultra preparati e omologati. Questi sono camperizzati. Questo, non avendo però il tetto apribile, è veramente molto molto risicato all'interno. È carino, Poi anche questo arancione nero. E se vedete ci sono le casse come le nostre, della RG Cases. Questa marca Auto Home non la conosco, non l'avevamo mai vista in giro. È molto fine, sembra anche bella robusta. Carrara Fiere 4x4 Fest. I giri sui mezzi, sulle jeep messe a disposizione da Sarzana Fuoristrada, che ringraziamo ancora. Matteo mi ha abbandonata, ma io vado a fare il giro su Jimmy da sola. Adesso aspetto che ne arrivi uno. Quello là in fondo potrebbe essere un mono e quindi potrebbe essere il mio. Quello beigeolino Jimmy a due poste. Questo è tuo. Grazie. Ecco che è arrivata la mia macchinina. Ciao, posso riprenderti? Grazie. Faccio le mani, Grazie. Inizia il giro. È preparata particolarmente con sì, la macchina... sospensioni e tutto. Sì, noi abbiamo fatto fare un percorso simile con la macchina uscita, che non corrente, appena uscito di fabbrica, e sui twist si piantava con le pedane sì, al primo. È molto, molto lunga. La solita bascula. Basculina. Abbiamo fatto quella della Jeep. Un po' basso come quadro. Cioè, non posso neanche andare fuori. Non puoi neanche andare fuori, se no esce tutta l'acqua.